pitra, la realtà più rappresentativa è qui questa sera a Palazzo Brancaccio e stiamo per completare il giro di interviste per Liberi TV. Allora, intanto con la Presidente commentiamo il perché della presenza di CSP qui, soprattutto come avete sposato la causa proposta dall'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza. Grazie. Allora, riteniamo che questa sia una bella opportunità per la nostra azienda di contribuire a quella che riteniamo che sia una causa valida e che oggettivamente dà lustro anche a un'iniziativa che molto spesso, come dire, non ci è consentito accedere perché siamo e lavoriamo in un campo molto particolare, quindi ci riteniamo veramente onorati di partecipare a questo evento, tra l'altro in questa location splendida che veramente ci fa... Esatto. E dopodiché chiaramente per noi è anche un'opportunità di parlare della nostra azienda, di presentare le nostre soluzioni, nello specifico quelle nel campo della sanità, per dare anche un contributo tecnico e anche in termini di soluzione sul socio sanitario, che ritengo che sia in questo momento un mercato e un settore particolarmente sensibile per la realtà di questo paese. Ecco, stasera siamo qui tutti quanti raccolti per uno scopo benefico e questo va bene. L'importanza di aziende come la sua, di presenziare non a questa, dico, ma a iniziative tipo questa, ecco. È la prima volta? Lo fate spesso? No, dico la verità, questa è la prima volta. Sicuramente è l'inizio di un percorso, perché poi se uno entra all'interno di un circuito e nello specifico questo si sposa molto con quello che è in questo momento il nostro progetto industriale, che è quello di dare un contributo non solo tecnologico ma anche in termini di soluzioni sociali. Quindi credo che tutto sommato questo sia un momento nel quale noi riusciamo a trovare anche un contatto con quelle che sono realtà che poi oggettivamente hanno bisogno di supporto in determinati ambiti relativi alla salute, piuttosto insomma che a problemi legati anche a quelli che sono persone meno fortunate di noi e che hanno tutta una serie di problemi che comunque diventano a un certo punto anche problemi sociali perché riguardano tutta la comunità. Bravissima, ha detto molto bene, io sono veramente lieta e onorata di averla intervistata. Rimandiamo le prossime interviste naturalmente con la nostra presidente Claudia Corinna, che insomma ha aspettato fino all'ultimo ma chiude questa serie meravigliosa di interviste. Grazie.